della federazione spagnola. Bello l'impatto cronatico delle maglie gialle, i calendari delle maglie blu di Croce, è tutto quasi pronto. Adesso cercheremo di capire quale metà campo le due squadre avranno scelto per iniziare la partita. La partita, meglio tutte le partite, si svolgono al meglio dei quattro chakra della durata di 5 minuti ciascuno. Il tempo si fermerà solo ed esclusivamente quando l'arbitro, quando sentirete il fischio dell'arbitro. Ogni volta che una squadra subisce un gol si riprende immediatamente a giocare fino ovviamente alla fine del chakra. Katerlin ha scelto la sua parte di campo, attaccherà da sinistra a destra del tabellone e via, si parte il tempo e parte anche la prima delle tre partite in programma oggi. Ed è subito Blue Ocean che attacca con Patricio Neves che segna dopo neanche 5 secondi il primo gol di questa partita. Brutta una indecisione di Sasha Hausmann, di ruba palla e segna il primo gol. Ma Joaquin Michael sta sulla palla, palla per Cantanti, ecco Cantanti e anche lui non si lascia sfuggire l'occasione, restituisce Federico Neves, Patricio Neves, ancora Neves, porta palla Neves, Hausmann su di lui. Neves, Cantanti, piccolo colpo di sottocollo, palla maneggiata da Joaquin Michael, c'è Neves su di lui e poi Hausmann, anche in questo caso le marcature sono Hausmann su Neves, si sgancia ancora una volta Cantanti, sfortunato, la palla picchia sul posteriore del suo cavallo e riesce in ogni caso Stefano Cantanti con un mezzo colpo da posizione difficile a segnare il secondo gol per la sua grande riscatto per il capitano della nazionale in questo primo shaker della terza giornata. Maikes tira sulla palla malacquato, se ne va dall'altra parte, vedete come Hausmann porta via Neves per consentire a Paco Maikes di entrare direttamente in porta con la palla. Un applauso, gran bella giocata da parte di Katerlin. 3 minuti e 12 secondi da giocare ancora di questo primo carico. Palla lunghissima per Marambio, eccolo Marambio, mezzo colpo e gol! Un susseguirsi di azioni coronate dal gol tra Katerlin e Blue Ocean. Mike, sempre lui, palla lungo le tavole, Cantanti che lo segue e ancora Michaels, questa volta è sfortunato però, è l'ultimo colpo dell'argentino e segna in seconda battuta Paco Michaels, 2 minuti e 30 secondi, è un continuo capovolgimento di fronte, questa volta Patricio Neves è sfortunato, la palla più spenta sul suo ultimo colpo, favorisce così il ritorno di Michaels. Che strano, picchia per Stefano, ma vedete il Marambio sceso di stella, il cavallo è scivolato, nulla di grave, grazie a Dio, ma il gioco ovviamente è stato interrotto sulla galoppata di Stefano Cantanti che sembrava vincente. Non lo sappiamo. Un attimo, vedete Maranto porta il cavallo verso il palenque. Meglio non correre rischi. Il campo è compatto, però il caldo di questi giorni diciamo che non ci ha aiutato, ieri sera è stata portata ovviamente ampia neve in previsione della giornata finale dove saranno giocate tre partite, questa è la prima, quinto e sesto posto. Però meglio non correre rischi. 4-2 il risultato in questo momento per Katerlin.
Mañana abren ustedes, para mí a las 7 quedan a las 4, ¿no? Pero vos tiras a las 3 comidas, la tarde metes mucho pasto, mañana metes mucho pasto también a eco y a las 3 comidas. Vos puedes dale. Riprendo il gioco, sarà più fatto il suo ingresso in campo. A attenzione. Tenete o no? Animale. E d'altra parte, la nive è anche questa. È stata stretta da parte di Patrizio Merez. Da mancare. Tutti nuovamente a centrocampo per il throw-in dopo la scivolata di Patrizio Neves. Non è cambiato il risultato, quindi non è portato a terra del primo 4-2 il risultato per Caverby Junior. Ancora un throw-in, palla che passa, Maikes apre lo swing e la palla esce di un soffio, picchia da lontano qua con Maikes, dovranno prendere qualche accorgimento i giocatori, dovranno evitare di fare girate troppo strette e probabilmente il gioco sarà un polo più classico del solito, e cioè palla lunga e galoppo. Marabbio sulla palla, dietro di lui Neves, mezzo colpo, pallonetto verso Kausen, può picchiare il numero 1 di Blue Ocean, arriva ancora Patrizio Neves, sfortunato, la palla rimbalza sul cavallo del suo avversario, anche sul secondo colpo di rovescio, difficile da eseguire ma c'è riuscito, palla per Maikes che mette in azione Hoffman, apre lo swing Sasha, la palla gli rimbalza sull'anteriore, riesce comunque dopo averla picchiata a tavole a picchiare una seconda volta,
Neves su di lui, gira, mezzo colpo, guadagna terreno, Gianzanti nel mezzo, passa anche la guardia di Gianzanti, sbaglia l'ultimo swing. Mikes, siamo a 40 secondi al termine del primo sack, 4-2 risultato per Calderby Junior, palla lunghissima per Stefano Gianzanti. Chiama il cavallo, si ferma, prova il sottocollo, buono il primo colpo, ancora è sua la linea, ma fa buona guardia Marambio con un mezzo swing, prima a destra, poi gira su se stesso da fermo, apre lo swing, picchia lungo, a tavole verso Neves, 10 secondi al termine, azione interrotta da un bel back di Hausmann, palla sulle tavole del lato corto, la palla è comunque in gioco. Schacker! E è ripreso il gioco, Gianzanti vince il throw-in, due colpi, palla a tavole, accanto a lui Cao Chen, seguito da Sasha Hausmann, deve poter girare il capitano di Calderby, Neves, e ancora Hausmann, e ancora Neves. Si stanno contendendo la palla in uno spazio ristretto, ancora Neves, picchia il sottocollo per mettere in azione Marambio, ci riesce, mezzo colpo, Hausmann entra su una linea non sua, fischia l'arbitro e assegna una punizione da mezzo campo in favore di Blue Ocean Finance. Tra l'altro alla mia sinistra il patron di Blue Ocean Finance, alla mia destra quello di Caterpillar. Per fortuna ci sono le transette che dividono i due contendenti. Allora, sono stato dotato di un secondo microfono, non ne bastava uno.
per la diretta, quindi credo che adesso la mia voce andrà in diretta, sono onorato di tanta considerazione. E così come dobbiamo considerare la giocata di Neves, bravissimo Patricio Neves, che segna uno splendido gol dopo aver rubato palla all'altezza dei tre quarti di campo, ha giocato in area due colpi e poi il terzo, con il terzo ha depositato la palla con grande facilità e grande eleganza in porta. Accorcia quindi le distanze, 4-3 adesso è il... di spostarlo dalla linea per picchiare, ma c'è ancora nuovamente un fallo da parte del giocatore tedesco su Patricio Neves. Ancora una punizione in favore di Blue Ocean Finance da mezzo campo, 2 minuti e 59 secondi da giocare per questo secondo Chucker nella prima partita finale per il quinto e sesto posto qui alla edizione allo Stadio Sportivo di Fiamme, edizione 2023 dell'Italia Polo Challenge qui a Cortina. Rimette Stefano Gianzanti, palla per Quaco Maiches, palla lunghissima che però rimbalza sul posteriore del cavallo di Marazio, palla a tavole, sotto collo, non ci pensa due volte Patricio Neves a picchiare in porta, palla invece si chiude o purtroppo dovete continuare. Menti swing da parte del numero uno di Adelphi e comunque fattino Stefano Gianzanti porta la palla proprio all'altezza della porta difesa da Duocio, ma niente da fare, ancora Neves, palla per Kaushen, sempre Neves, mezzo colpo, vediamo chi dei due giocatori approfitterà dell'incertezza, la palla è rimbalzata sul posteriore del cavallo di Kaushen e ancora Neves, ma Quaco Maiches, molto bello il suo swing, leggermente impreciso, riprende il gioco, la palla è uscita e come ogni volta, come da regolamento, il gioco riprende con una posizione dal posto, sempre Patricio Neves, guardate come corre la palla sulla superficie gelata del campo di Fiames e bravo Kaushen, che peccato, riesce comunque con un back a guadagnare la giocata, rimette ancora una volta Quaco Maiches verso Sasha Ham, palla alle tavole proprio sotto l'impianto di illuminazione, ancora Sasha Ham e ancora Neves, sotto collo, palla nel mezzo per Marambio, ma c'è Gianzanti, mezzo colpo di Marambio, apre lo swing, picchia lungo e gol, un applauso a Marambio, gran bella giocata da parte del giocatore argentino, bravissimo Maiches. Quando siamo a 17 secondi al termine del secondo chuck, apre lo swing Quaco, palla per Gianzanti, inseguito da Marambio, Gianzanti, mezzo colpo e ancora un altro e Chucker, arriviamo quindi alla fine, siamo arrivati alla fine del secondo chuck su un punteggio salomonico di 4-4 per il momento, 3 minuti per il cambio di cavalli.
guai fa anche il polo con il del mio tempo. Sì, chiaro, infatti l'altro vecchio non mi fa bene.4-4 il risultato, sta per riprendere il gioco di questo primo incontro in programma dei tre, è la finale per il quinto e sesto posto tra le due squadre di Blue Ocean Finance e Catering Union. 4-4 all'inizio del terzo shaker, ha vinto il throw-in Neves, questa volta è Gao Shen, eccolo Gao Shen che scivola all'altezza delle 10 yard. Nulla di fatto. Nulla di grave, grazie al cielo. È scivolato proprio nell'ultimo istante mentre stava per effettuare il colpo che avrebbe sicuramente portato in vantaggio la squadra di Blue Ocean. Fortunato il numero uno, giocatore cinese Gao Shen. Il gioco riprenderà credo con un throw, adesso vedremo la decisione dell'arbitro. Mettete qua. Batte la punizione dal posto, evidentemente l'arbitro aveva considerato irregolare la giocata di poco fa su di lui. 5-4 per Blue Ocean Finance. Molto profondo lo swing di Guacomaiches, palla raccolta da Stefano Gianzanti, Sasha Hoffman porta avanti la palla prima di destro e ancora di destro Sasha Hoffman, parallelo al lato corto, tenta un sottocollo, poi un altro colpo sotto la faccia del cavallo, ancora un back, si incaponisce Sasha Hoffman nel tentativo di pareggiare,
palla per Neves, la palla si impenna, la raccoglie Joao Maikes, piccolo pack verso Gianzanti che raccoglie il suggerimento e poi manca il contatto con la palla, tradito dal campo evidentemente Stefano Gianzanti. Ancora Hausmann che non riesce a concretizzare l'azione fino alla fine, non demorde Gianzanti di sinistro, palla lungo le tavole, il lato corto, ancora Gianzanti inseguito da Marazio e da Neves, esce come sempre brillantemente Patricio Neves, lo aspetta Sasha Hausmann, porta palla Neves, ancora lui, la lascia a Marazio, ma è Gianzanti il più lesto a capire la situazione, apre lo swing, rimbalzo, ancora lui, altro swing e questa volta l'azione è profonda da parte della squadra in maglia gialla di Kadermin, sempre Marazio e Gianzanti sulla palla. Lo lascia uscire, 2 minuti e 33 secondi da giocare di questo terzo sack, solo un gol separa le due squadre. Gianzanti può picchiare back, eccolo, aperto a tavole, dà linea al suo compagno di squadra, ma c'è Marazio più veloce. Ora c'è il sinistro di Patricio Neves. Non sappiamo se è gol, non credo, perché eccolo. Bravo Maikes, palla per Sasha Hausmann, mezzo colpo, in avanti, guarda la porta, picchia, leggermente impreciso lo swing del tedesco, sempre Marazio su di lui, nel frattempo siamo entrati negli ultimi due minuti di gioco, 5-4 il risultato fino a questo momento, non c'è gol, mi pare, ha portato via la palla proprio sulla linea Patricio Neves, la raccoglie, Gianzanti lo aspetta, apre un bellissimo swing, la palla si impenna verso Kaosen, ma è più veloce di tutti il numero 3 di Kadermin Junior, Joao Maikes, gira sulla palla, parte Gianzanti per ricevere il passaggio del compagno, lascia invece la palla a Sasha Hausmann, è lui però questa volta a mancare lo swing, Neves si ferma, apre lo swing, picchia, impreciso il colpo, si chiude un po' troppo in questa situazione, ultimo minuto di gioco di questo terzo shaker qui allo stadio di Fiames per l'edizione 2023 dell'Italia Polo Challenge. Maikes di rovescio per Gianzanti, dà linea al suo numero uno, uno in fila indiana, i giocatori di Kadermin, bello il colpo di Gianzanti, ma il palo gli nega la gioia del gol. Che sarà mai? 5-5. Sasha Hausmann, sono rimproverato dal patron di Kadermin Junior che è qui accanto a me, che non ho segnalato prontamente il gol. Vi chiedo scusa, a volte è difficile dalla mia postazione riuscire a capire cosa succede sul filo della porta. Lunghissima la palla, arriva Sasha Hausmann e con questa giocata Schacker termina anche il terzo tempo. Ancora una volta le squadre in parità, ultimo cambio di cavalli per questa prima partita. Poi domani partite, vero?
sono con un film di là. Grazie, grazie, ciao. Sta per iniziare il quarto e ultimo tucker di questa partita tra Blue Ocean Finance e Carnegie Union. Il risultato è 5-5. Le squadre hanno cambiato campo, adesso Carnegie Union in maglia gialla attacca da destra a sinistra del tabellone, palla per Joaquin Michaels e si salva Tanasio, gioca molto bene, arriva Neves prima di destra e poi di sinistra, Sasha Hoffman picchia un bel pacchi rovescio, la palla lentamente si ferma a pochi passi dalla porta difesa da Patricio Neves, ancora lui, apre lo swing, picchia dritto in porta, guardate, gran bel colpo, leggerissimamente impreciso lo swing del giocatore di Blue Ocean Finance, ancora mucchio di giocatori all'altezza delle 10 yard, la palla che si imposta leggermente. Due giocatori, palla per Marambio che la controlla, Hautman su di lui proprio davanti la nostra postazione, chiede la palla Neves, la ottiene nel mezzo, palla che passa sotto il cavallo di Maikes verso Kaushen che tenta lo swing, dietro di lui ancora Patricio Neves, riconquista la palla però Sasha Hautman, picchia per Gianzanti, buona l'azione dei due giocatori di Carnegie Union, la palla si ferma nell'angolo, poi Gianzanti spazza a modo suo, la palla esce oltre il lato corto e il gioco riprende con una punizione dal posto sempre battuta dall'onnipresente Patricio Neves. Gianzanti su di lui, palla per Neves, palla lunghissima che si impenna e anche questa esce oltre la linea di fondo. 2 minuti e 23 di gioco di questo quarto e ultimo shaker, come vi dicevo prima le squadre sono in un salomonico 5-5. Quaco Maikes apre lo swing, non c'è rimbalzo, mi sembrava avesse colpito il cavallo di uno dei giocatori, arriva Sasha Hautman, si ferma, Gianzanti a proteggere, entra di punta Patricio Neves, gli soffia la palla, ancora Hautman su di lui, Neves e Hautman che combattono, vince il duello Sasha, picchia bene e ribadisce in gol, ma c'è il fischio dell'arbitro.
e quindi assegna una punizione dal posto in favore delle maglie blu di Neves e Marambio. Riprende il gioco, avanza, picchia, palla che corre, altra opportunità per Kaoshen che se la lascia sfuggire, c'è Gianzanti, manca il back, arriva Neves, la leva letteralmente dalla neve, bravissimo Patricio Neves di sinistro, segna un bel gol, 1 minuto e 17 al termine del Chucker. Passa a condurre per 6-5 la squadra di Blue Ocean Finance. Ancora Kwakomaikes lungo le tavole. Apre lo swing, la palla si impenna, esce oltre le tavole. Punizione dal posto per Blue Ocean Finance. Fischio dell'arbitro, si ferma anche il tempo. 50 secondi al termine della partita. Sta per iniziare l'ultimo minuto di gioco, punizione dal posto, come vi dicevo prima, in favore di Blue Ocean Finance. Picchia lungo Neves, c'è un rimbalzo, palla per Maikes, apre lo swing, palla alta per Gianzanti, c'è scritto spingi dentro. Forza Gianzanti, e andiamo. Un applauso a Stefano Gianzanti. Il bello del polo. 30 secondi al termine, ultima giocata della partita, palla lunga, Kaoshen 6-6, ancora Shen, perde il contatto con la palla, Maikes e poi Houtman. Gianzanti aspetta, anche Houtman è tradito dal terreno, ecco Kwako, apre lo swing, picchia lungo, rimbalzo, ancora lo swing e con questo colpo di Joaquin Maikes termina il Chucker. Grazie a Joaquin Maikes, a Stefano Gianzanti, a Sasha Houtman, Kaoshen, Patricio Neves e Juan Marambio, 6-6. Non abbiamo un sesto, abbiamo soltanto due squadre che hanno onorato in questa finale per il quinto e sesto posto il gioco del polo. Grazie, a seguire terzo e quarto tra qualche minuto, credo.